Buongiorno, gli animali vanno a scuola? Sembra una domanda bizzarra, in realtà non lo è, perché in natura c'è effettivamente molto apprendimento, c'è molta scuola. Senza questa possibilità di imparare, moltissimi animali sarebbero incapaci di sopravvivere. Nel filmato di oggi vedremo come nella savana dei piccoli felini imparino giorno per giorno a cacciare, aiutati dalle loro madri. Leoni e leopardi, come tanti altri animali, hanno infatti bisogno di apprendimento per cavarsela. L'istinto non basta. Così come un essere umano, se venisse abbandonato, diventerebbe incapace di adattarsi al proprio ambiente, analogamente un felino, se fosse privato di apprendimento, diventerebbe rapidamente un disadattato, incapace di risolvere i suoi problemi e quindi di sopravvivere. Tra l'altro va detto che i leoncini trovano alla nascita un ambiente molto sicuro e accogliente grazie alla vita di branco, mentre i piccoli di ghepardo hanno una vita assai più dura perché le madri conducono una vita solitaria. Infatti 9 piccoli di ghepardo su 10 in questo modo muoiono prima dei 3 mesi, in gran parte divorati da altri animali. Ma sarà anche un'occasione per ammirare i grandi protagonisti della savana come zebre, giraffe e bufali. Vediamo quindi questa scuola nella savana. I leoni hanno sempre colpito l'immaginazione dell'uomo. Come altri grandi felini, essi in passato abitavano la maggior parte del nostro pianeta. Oggi sono circoscritti all'Africa a sud del Sahara e in particolar modo alla Tanzania. I ghepardi sono animali solitari, fatta eccezione per il periodo in cui hanno i piccoli. La femmina da sola protegge e nutre i suoi cuccioli. I leoni sono i rappresentanti più socievoli della famiglia dei felini. Vivono in gruppi all'interno dei quali alla femmina spettano la caccia e l'allevamento dei cuccioli, mentre il maschio difende il territorio e protegge il branco. Quando un maschio annusa una femmina per scoprire se è pronta per l'accoppiamento, all'inizio di solito viene respinto, ma non si lascia minimamente scoraggiare. La sua insistenza è premiata dopo alcuni giorni, quando la femmina finalmente gli permette di avvicinarsi. L'accoppiamento è tanto veloce quanto frequente e può essere ripetuto centinaia di volte durante i pochi giorni in cui la femmina è ricettiva. La maggior parte delle volte l'accoppiamento non porta all'effettiva fecondazione. Non lontano dai loro principali predatori, i leoni, anche le zebre si accoppiano. Quando è prossima al parto, la leonessa lascia il branco in cerca di una tana. È prudente e sceglie un riparo naturale nel fitto della vegetazione che per i predatori sia difficile da individuare. Questa leonessa ha dato alla luce 4 cuccioli. I piccoli alla nascita sono ciechi e pesano soltanto tra 1 e 2 kg. I primi denti cominciano a spuntare dopo alcuni giorni, ma aprono gli occhi dopo la seconda settimana di vita. La madre divide il suo tempo tra l'allattamento, la pulizia dei cuccioli e la caccia.
I cuccioli non seguono la madre nelle spedizioni di caccia e il loro svezzamento non inizierà fino al secondo mese di età. Durante questo periodo rimangono nascosti nel luogo che la loro madre ha accuratamente scelto per proteggerli dalle iene e dai leopardi. Nonostante tutte queste attenzioni e queste precauzioni, soltanto un piccolo su cinque sopravvive fino ai 2 anni. La femmina di ghepardo resta di vedetta in posizioni scoperte, dove può vedere i potenziali nemici da lontano. I ghepardi hanno cucciolate composte da 2 a 4 piccoli. Come i cuccioli di leone, i piccoli sono ciechi alla nascita e aprono gli occhi solo dopo alcuni giorni. La madre non può proteggerli da tutti i predatori, come le iene e i leoni. Perciò cambia spesso nascondiglio, in modo che la prole non possa essere individuata facilmente. Come la femmina di ghepardo, anche la leonessa cambia spesso nascondiglio, cercando ripari sempre migliori. Uno dei predatori più pericolosi per i leoncini è il maschio adulto solitario, che non esita a uccidere i neonati in modo da imporre le proprie attenzioni alla madre. Il tasso di mortalità infantile è alto. Ammesso che non vengano uccisi da un maschio, i leoncini corrono sempre il rischio di morire a causa delle malattie e degli altri predatori. Di 4 cuccioli, uno è già morto. La madre sembra ignorare l'accaduto e porta il piccolo morto in un nuovo rifugio. I piccoli ghepardi hanno ora 3 settimane e passano la maggior parte del loro tempo a succhiare dalla madre. Si cibano esclusivamente di latte materno fino alle 6-8 settimane di età. I cuccioli di ghepardo hanno il mantello maculato come i loro genitori, ma sono coperti da una pelliccia di setoso pelo grigio sulla testa e sul dorso. Rimarranno così perlomeno fino al 4° mese. Il loro mantello è abbastanza chiaro, di color beige più scuro sui fianchi, ed è particolarmente mimetico perché imita i colori più tipici della savana, nascondendoli ai loro predatori, i leoni, i leopardi e le iene. La madre rimane vicino ai piccoli il più possibile, cambiando nascondiglio al minimo segno di pericolo. La iena, uno dei più pericolosi predatori di cuccioli, se n'è andata e il pericolo è passato. I piccoli possono tornare ai loro giochi. Per la maggior parte degli animali, e anche per l'uomo, il gioco è un'attività essenziale per acquisire l'esperienza necessaria per sopravvivere. Fino all'età di 8 mesi, i cuccioli si danno la caccia l'un con l'altro e si azzuffano scherzosamente, specialmente nelle prime ore del giorno. Madre e figli rimangono insieme fino a quando i giovani non arrivano ai 18 mesi. I piccoli sono particolarmente curiosi.
Devono imparare presto che in ogni territorio ci sono dei luoghi in cui possono rifugiarsi, nella vegetazione che circonda una pozza d'acqua o fra i cespugli nella savana, come in questo caso. Un ghepardo adulto misura 1,60 m di lunghezza, esclusa la coda che è lunga 1 metro. Può pesare fino a 60 kg e vivere fino a 12 anni. Il corpo dei ghepardi è più snello di quello degli altri felini e le zampe sono molto più lunghe. La testa invece è più piccola. La femmina deve procurarsi il cibo frequentemente. Ne ha bisogno per sopravvivere e per far crescere sani i suoi piccoli. Dopo aver lasciato i piccoli nascosti fra i cespugli, parte per i territori di caccia. Scimmie e ghepardi si scambiano minacciosi avvertimenti, ma non c'è pericolo finché le scimmie si trovano sugli alberi. I cuccioli di leone ormai hanno 3 mesi. Sono entrati a far parte del branco 1 mese fa, dopo aver trascorso 8 settimane nascosti nella boscaglia. D'ora in poi seguiranno la madre e gli altri componenti del gruppo ovunque si vadano. I piccoli sono vivaci e temerari. Il gioco occupa una parte importante della loro giornata. Una madre rimane sempre nelle vicinanze per proteggere la prole. Dopo qualche anno le femmine che sono state allevate insieme si ritroveranno a educare i loro cuccioli nello stesso modo. Poiché le leonesse allevano insieme i loro piccoli, non è un problema per una di loro allattare il cucciolo di un'altra femmina. Nel frattempo, i maschi, i protettori del branco, stanno di guardia o sonnecchiano. Le leonesse sono molto indulgenti verso i cuccioli e anche se sono assonnate trovano sempre il tempo per dedicarsi a loro. Ai piccoli piace afferrarsi e strofinarsi fra loro o con un adulto. La leonessa ha individuato un gruppo di zebre. Porta con sé i piccoli per farli familiarizzare con le loro future prede. Più tardi impareranno a cacciare con il resto del branco, una tecnica di caccia che distingue i leoni da tutti gli altri felini che sono predatori solitari. Per il momento, la madre lascia che il più ostinato dei suoi 3 cuccioli giochi a fare il re degli animali. Almeno le zebre lo prendono sul serio.
Fino ad ora è stato compito di mamma Ghepardo educare i piccoli. Il padre è rimasto con lei soltanto nel periodo degli accoppiamenti. I giovani ghepardi imparano a cacciare allo stesso modo dei leoni, sebbene le tecniche di caccia siano diverse. I piccoli ora hanno 3 mesi e sono da soli con la madre. Essa va a caccia, dando l'esempio, mentre i piccoli osservano mantenendosi a distanza di sicurezza. La caccia è in corso e la veloce gazzella ha poche possibilità di sfuggire al ghepardo, detentore del record di velocità. Subito dopo aver catturato la preda, la madre cerca di nasconderla alla vista degli altri animali. I piccoli la raggiungono immediatamente e la seguono da vicino. Cominciano a imparare come procurarsi un pasto. La seconda lezione dei cuccioli consiste nell'imparare a strappare la carne dalla carcassa della gazzella. È un'impresa difficile, perché la carne è coriacea. La madre permette ai figli di mangiare per primi, mentre lei li osserva, attenta al minimo segnale di pericolo. La madre mangia solo quando i giovani hanno finito. I leoni hanno la leggendaria reputazione di essere degli ottimi cacciatori, anche se conquistano la preda solo nel 25% dei casi. Le leonesse attaccano da sole o in gruppo. Possono correre gravi rischi, poiché una zebra, per esempio, potrebbe uccidere il suo inseguitore con un calcio ben piazzato. Di solito i leoni uccidono le loro vittime mordendo la nuca, affondando i canini nella spina dorsale. Raramente i maschi partecipano alle spedizioni di caccia, sebbene siano i primi a trarre beneficio dagli sforzi delle femmine. Il ruolo principale dei maschi è quello di difendere il territorio, il gruppo e i giovani dagli altri leoni senza harem che cercano di unirsi al branco. Durante il giorno i leoni rimangono all'ombra, sotto un albero, di solito vicino all'acqua, osservando gli animali di passaggio tra un pisolino e l'altro. Oggi la pozza d'acqua è relativamente deserta, eccetto per alcuni avvoltoi che stanno finendo di spolpare una carcassa di bufalo. Uno dei cuccioli osserva con grande curiosità. La madre si avvicina per dare un'occhiata. Non tutti gli avvoltoi volano via. Alcuni di loro sono troppo indaffarati per rendersi conto del pericolo. Per un avvoltoio sarà l'ultimo pasto. Un piccolo spuntino per il leone prima della caccia serale.
Le pianure del Serengeti in Tanzania sono l'habitat ideale dei leoni e dei ghepardi. La grande migrazione annuale di altri animali è un fenomeno frequente, come avviene con le mandrie di gnu che seguono le piogge tropicali dirigendosi verso le zone dove i pascoli sono più fertili. I leoni devono solo scegliere su quale preda concentrarsi e cooperare nella cattura. I giovani, che saranno svezzati completamente solo a 6 mesi di età, accompagnano gli adulti e imparano a nutrirsi insieme al branco. Il pasto segue regole strettamente sociali. I maschi sono i primi a mangiare la preda che la femmina ha catturato la notte precedente. Poi tocca alle femmine e infine ai cuccioli, che devono accontentarsi degli avanzi. Dal momento che un leone adulto deve mangiare almeno 7 kg di carne al giorno per sopravvivere e può ingerire fino a 40 kg in un solo pasto, è facile immaginare quale difficoltà debbano affrontare i più giovani quando il cibo scarseggia. Numerosi piccoli nell'ultima fase dello svezzamento muoiono di fame o per incidenti vari collegati alla fame. Il pericolo può venire anche dal colpo di zampa di un maschio inquieto, arrabbiato perché un giovane affamato cerca di avvicinarsi al suo pasto. Qui comunque il cibo abbonda e sembra che ce ne sia a sufficienza per tutti. Quest'avvoltoio sta controllando se è rimasto qualche avanzo. Dopo il pasto, gli adulti si dedicano a uno dei loro innumerevoli sonnellini. I piccoli restano vicino a loro. Stanno imparando i differenti sistemi per comunicare con gli adulti in modo che un giorno, prima o poi, possano insegnarlo ai propri cuccioli. Leccarsi e strofinarsi l'uno con l'altro sono manifestazioni affettuose. Apprendono anche a interpretare le espressioni del muso. Mostrare i denti e arricciare le labbra sono segni di insofferenza e un chiaro invito a fermarsi qualsiasi cosa stiano facendo. Un giovane che si avvicina a un grosso maschio corre un grave rischio. Sebbene i maschi abbiano la funzione di proteggere il branco, possono mostrarsi pericolosamente aggressivi se un cucciolo si avvicina troppo e cerca di disturbarli. Molti segnali servono per comunicare lo stato d'animo dell'animale, anche il movimento della coda. La coda è un divertente passatempo per i cuccioli. Sebbene le leonesse vadano a caccia soprattutto in gruppo e di notte, non resistono alla tentazione di procurarsi una facile preda. Il povero ghepardo, troppo esausto per resistere al leone, ancora una volta ha abbattuto una preda per un altro animale. Il leopardo è meglio armato per difendere la sua preda grazie alle sue forti e robuste mascelle. È
È capace di difendere coraggiosamente la sua preda dagli attacchi degli intrusi che cercano di interrompere il suo pasto. Il leopardo comunque ha un altro sistema per proteggere il suo pasto e per mantenerlo fuori dalla portata di visitatori indesiderati. I suoi artigli affilati e retrattili e i suoi muscoli poderosi gli consentono di trasportare la preda in cima agli alberi dove non può essere raggiunta. Demoralizzata per la perdita della preda, mamma ghepardo è troppo stanca per tentare un'altra caccia per oggi e torna indietro dai suoi piccoli a mani vuote. I piccoli hanno ormai quasi 6 mesi e stanno stabilendo una serie di relazioni reciproche che dimostrano la particolare organizzazione sociale che regna fra i ghepardi. Il tempo trascorso insieme serve anche per stabilire i rapporti che governeranno la loro esistenza in futuro. Quando i giovani lasciano le madri all'età di 14 o 18 mesi, resteranno insieme ancora per qualche tempo. Le giovani femmine si separeranno, al contrario dei maschi che vivranno in piccoli gruppi. Per adesso la scuola di vita dei ghepardi continua con le cacce e il gioco, che occupano gran parte della loro giornata. Salire sugli alberi resta uno dei passatempi favoriti dei più piccoli. I loro artigli sono ancora affilati e arrampicarsi procura molto piacere. Il branco di leoni ha posto la sua dimora nella vasta pianura. Ogni gruppo occupa un territorio esteso per parecchi chilometri quadrati che è pronto a difendere dall'attacco degli intrusi. Le leonesse sorvegliano il territorio e la loro prole. I giovani sono diventati più agili e giocherelloni. Arrampicarsi sugli alberi non è più un problema per loro. Ma scendere è un'altra cosa. Questo non è certo il sistema più ortodosso per scendere. Scendere a ritroso potrebbe essere una soluzione, purché non si incontri nessuno lungo il percorso. Poi c'è la tecnica dello scavezzacollo, scendere a testa in giù, cioè con le unghie rivolte all'indietro.
Ma non sempre tutto questo avviene con grazia, anche se indubbiamente è il sistema più veloce. Quando le piogge torrenziali bagnano la savana, i leoni non sembrano troppo seccati. La temperatura più fresca li rende più attivi. I giovani continuano le loro cacce, che piova o splenda il sole. Questi cuccioli giocherelloni raggiungeranno la lunghezza di circa 3 metri se si tratta di maschi, poco meno nel caso delle femmine. Le femmine raggiungeranno il peso di 200 kg e i maschi di 260. Diventeranno alcuni fra i più temuti predatori del pianeta. Questi cuccioli stanno giocando, ma stanno anche imparando a sopravvivere da soli. Giocare amichevolmente, nascondersi e lottare sono attività importanti per imparare ad avvicinare e uccidere le loro prede. Il mantello dei giovani presenta dei disegni rosati che scompaiono con la crescita, sebbene alcune tracce possano rimanere nella parte inferiore dell'addome e sulle zampe degli adulti. I maschi prima o poi se ne andranno, mentre le leonesse trascorreranno insieme tutta la loro esistenza. I giovani ghepardi hanno raggiunto il livello di esperienza necessario per cacciare con la madre. Devono imparare a servirsi della loro vista acuta per individuare le prede e riuscire a procurarsi, come la madre, la dose quotidiana di 2 o 3 kg di carne. La madre inizia la sua battuta di caccia selezionando la preda. Potrebbe essere un animale solo o il componente di un gruppo. I giovani la seguono un po' disordinatamente. L'assenza di disciplina e di cautela nei primi tentativi di caccia da parte dei giovani spesso impedisce alla madre di catturare la preda. I giovani osservano lo stile di caccia della madre, che fa un'attenta analisi della savana prima di prendere una decisione.
Il suo avvicinamento denota pazienza, ma non avviene al coperto dal momento che quest'animale sa di poter contare su uno scatto eccezionale. Con gli occhi puntati sulla vittima, inizia a muoversi lentamente nella sua direzione, furtivamente, con il corpo leggermente piegato, le orecchie rivolte all'indietro e i muscoli tesi. I giovani la seguono e imitano i suoi movimenti. Uno dei tre giovani sembra aver perso interesse in quello che sta per accadere e decide di fermarsi. La femmina si avvicina lentamente, avanzando nell'erba alta della savana. I giovani restano indietro a distanza di sicurezza e osservano con attenzione. Molti tentativi saranno necessari prima che la spedizione di caccia della famiglia possa essere coronata da successo. Per il momento è meglio che la madre cacci da sola. Ora ha raggiunto la massima velocità, ma può sostenere lo scatto solo per 20 secondi. Quando il suo sprint le consente di catturare la preda, cerca di abbatterla con un colpo della zampa, le salta sopra e le pianta i denti nel collo. Le mascelle del ghepardo non sono possenti a sufficienza per rompere il collo della vittima. Uccide per soffocamento. La caccia è terminata e i giovani raggiungono la madre. I ghepardi si nascondono nell'erba alta. I giovani devono imparare anche questa lezione. Più tardi dovranno difendere la loro preda dalle mire dei leoni e delle iene. Stanno imparando e stanno comprendendo quanto sia difficile trascinare un corpo così pesante. Contrariamente agli altri felini, i ghepardi sono molto delicati e mangiano solo carne fresca. Si dice che trascurino un animale che sia stato ucciso più di mezz'ora prima. Una volta sazi, lasciano gli avanzi agli altri predatori. Per questo sono costretti a cacciare in continuazione. I tre giovani ghepardi, due maschi e una femmina, lasceranno la madre all'età di 18 mesi e continueranno le loro vite nomadi di predatori di gazzelle. I maschi resteranno insieme per gran parte della vita. La giovane femmina, finché non diventerà madre, dovrà affrontare la rude vita della savana da sola. Nella famiglia dei leoni, il giovane maschio sarà esiliato il giorno in cui suo padre verrà sostituito da un leone più giovane e più vigoroso. Dovrà allora dimostrare la propria forza per essere accettato da una nuova famiglia. Le due giovani femmine non lasceranno mai il branco in cui sono nate e a loro volta contribuiranno ad allevare i nipoti.
La struttura familiare vecchio stampo, con le sue regole elaborate e la sua gerarchia, continua a mantenersi inalterata da millenni, e forse questo è uno dei motivi per cui i leoni portano il titolo di re degli animali. C'era una sequenza abbastanza commovente e anche interessante nel documentario, quello della leonessa che trasporta un cucciolo morto. Gli etologi si chiedono fino a che punto gli animali abbiano consapevolezza della morte. Tra i leoni questo avviene, e lo si vede nelle scene in cui i leoni maschi, vincitori, uccidono i piccoli dei rivali e si accertano che siano morti, prima di accoppiarsi poi con le femmine. Ma la cosa interessante è che se in molti animali c'è forse la percezione della morte altrui, non sembra esserci la consapevolezza della propria morte. Questa è una caratteristica della nostra specie, cioè la capacità di immaginare, di simulare mentalmente il futuro e di riferire a se stessi situazioni che riguardano altri. È questa consapevolezza che ha portato un cambiamento enorme nella nostra evoluzione culturale. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci.